I giri tanto più si diffondono quanto maggiori sono le disuguaglianze sociali e quanto meno le stesse leggi valgono ugualmente per tutti. Tanta più insicurezza e ingiustizia sociale, tanto più richieste di protezione, cioè di patronato. Tanto più patronato, tante più concrete violazioni della legge che in astratto dovrebbe essere uguale per tutti. La democrazia, mancando uguaglianza e legalità, diventa così una dissimulazione di sistemi di poteri gerarchici, basati sullo scambio ineguale di favori tra potenti e impotenti e sulla generalizzata illegalità a favore di chi appartiene a oligarchie. Una violazione che può essere la semplice e apparentemente innocente raccomandazione, che è già di per sé il primo tassello per la costruzione di un giro, o diventare associazione a delinquere secondo il codice penale. Non c'è differenza qualitativa, solo quantitativa. Questa struttura del potere mai come oggi è stata estesa, capillare, onnipervasiva. Se solo per un momento potessimo sollevare il velo ed avere una veduta d'insieme, resteremmo probabilmente sbalorditi di fronte alla realtà nascosta dietro la rappresentazione della democrazia. Catene verticali di potere, quasi sempre invisibili e talora segrete, legano tra loro uomini della politica, delle burocrazie, della magistratura, delle professioni, delle gerarchie ecclesiastiche, dell'economia, della finanza, dell'università, della cultura, dello spettacolo, nell'innumerevole pletora di enti, consigli, centri, fondazioni, eccetera, che secondo i propri principi dovrebbero essere reciprocamente indipendenti e invece sono attratti negli stessi mulinelli del potere, corruttivi di ruoli, competenze, responsabilità. Che sia una trasformazione inevitabile della democrazia, la ferrea legge delle oligarchie ci induce a dire di sì e ad assumere non un atteggiamento moralistico, ma realistico. Realisticamente, quanto mi date ancora? Senza limite, chiudiamo alle 10. Allora, vi terrò sotto il mio tallone fino a quando mi pare. Realisticamente si deve tuttavia constatare che non tutto è così. Se non sempre per virtù, almeno per necessità. Innanzitutto, per quanto non si possa non vedere l'estensione del fenomeno, non tutti, nelle numerose categorie di soggetti che ho or ora indicato, politica, magistratura, università, mettiamoci umilmente tutti quanti in gioco, non tutti, nelle numerose categorie di soggetti or ora indicati, si prestano alla logica dei giri per proprie motivazioni etiche. Ma soprattutto, al di là delle virtù personali che riguardano di norma coloro che sono in condizione di potersele permettere, bisogna potersi permettere la virtù. Ci sono delle persone tra di noi che non possono permettersela, cioè voglio dire, per ottenere il minimo vitale, indispensabile, devono affiliarsi a qualche giro, devono ricorrere per esempio a una raccomandazione che, come dicevo, è già la premessa per la costruzione di questo sistema di potere costituzionale materiale. Dicevo, al di là delle virtù personali, delle quali bisogna potersi permettere l'uso, il sistema del patronato e dello scambio di fedeltà non può essere universale. Ci sarà sempre chi non può o non riesce ad entrarci, anzitutto per ragioni pratiche. Le risorse di cui questo sistema deve poter disporre, cioè posti, finanziamenti, favori, non sono illimitate.
Per quanto ogni democrazia oligarchica del tipo qui in esame tenda ad estenderle e a ramificarle queste risorse, per esempio la moltiplicazione dei posti inutili negli enti pubblici è una manifestazione di questa tendenza ed è una manifestazione paradossale, perché la moltiplicazione dei posti viene spesso presentata come estensione della democrazia, in realtà è l'estensione del sistema, spesso è l'estensione del sistema del patronato. Vi sono dei limiti di sostenibilità, dettati per esempio dalla disponibilità delle risorse, dall'impoverimento della società o dalla rapacità di chi sta più in alto nella gerarchia. Ma c'è anche una ragione di principio. Le oligarchie che entrano nei giri non potrebbero esistere se tutti godessero dei loro privilegi. Se tutti godessero dei privilegi sarebbe una democrazia, non sarebbe più una oligarchia. Essa, per esistere, ha bisogno che vi siano coloro che ne stanno fuori. E l'optimum per questo sistema sarebbe che ne stiano fuori, ma con la speranza di entrarvi. Le oligarchie portano dunque nel loro seno la contraddizione che prima o poi scoppierà, mettendo gli uni contro gli altri, coloro che sono dentro e coloro che sono fuori del sistema dei privilegi. Ed è questo il momento in cui sintomaticamente lo scontro assumerà l'aspetto di un conflitto tra interessi di una parte, quelli dentro, e valori universali di chi sta fuori, tra interessi e ragioni, un conflitto che ha carattere ideologico, ma certo non solo ideologico. Chi, essendo o avvertendo d'essere escluso, non partecipa in una qualche misura anche minima al sistema dei privilegi, che cosa può fare se non contrapporre idee generali, per l'appunto valori e ragioni, agli interessi dai quali è escluso? La differenza tra interessi e valori c'è ed è grande. Per chi è inserito in un sistema di scambi, il suo utile potenziale è proprio solo il suo e tutto il resto può andare a ramengo. Per chi non è inserito, invece, quel che per i primi è il resto che può andare a ramengo, diventa l'essenziale. Ogni sistema oligarchico spacca dunque necessariamente la società e finisce prima o poi per intaccarla nel profondo. Venute meno le grandi ideologie, teologiche o mondane, su cui si reggevano le visioni gerarchiche della società, la propensione all'uguaglianza è la necessità vitale delle nostre società, per tenere unite le quali c'è alla fine come alternativa all'uguaglianza negata solo la forza, la violenza, cioè la paura. Quando questo sistema che divide la società in due si radicalizza perché le risorse vengono progressivamente meno, la società, o quella che chiamiamo società, si regge solo più sulla forza, cioè sulla paura, che secondo Montesquieu è la molla o il sistema che fa funzionare il dispotismo. La violenza e la paura è, di ogni oligarchia, la risorsa nascosta che può venire allo scoperto nel momento in cui si trova in pericolo.